Ciao. Volevo sentire un attimo l'ansia. Sì, io ho già lì, già. Non è? Mi ero finito la giornata. No, non l'ho mai sentita. Ascolta un attimo. Buongiorno e benvenuti qui in biblioteca questa mattina. Parlo con Mike, della direttrice, che per motivi personali è riuscita ad essere qua. Iniziamo questa giornata con un brano di Angela Alessi che farà appunto l'apertura a questa giornata. Buon ascolto. Questa mattina presentare questo libro, Enciclopedia dell'Unità d'Italia, dal 900 ad oggi, che è stato scritto da Maurizio Roffi e Gualtiero Nicolini, che sono un po' presenti. E come moderatore abbiamo Loris Braga, giornalista anche lui, che viene al posto del direttore Silvia, che per impegno ha voluto essere qua. Vi porto alcuni saluti anche alla direttrice, la dottoressa Barbierato, che lei non è riuscita ad esserci, e dalla biblioteca. Lascio quindi la parola al signor Mario Piccolini, che inizierà questa mattinata, e poi si succederanno gli altri relatori. Buona giornata e buon ascolto. Grazie a Paolo Peroni, che ha appunto portato i saluti di Raffaella Barbierato. Anch'io devo portare i saluti del direttore Mario Sinda, che purtroppo ha avuto un impegno improvviso e non è potuto essere qui, però mi ha pregato di porgervi i saluti, di porgervi ai due coautori di questa opera monumentale che edita da Cremona
una sera che si rifà a un'opera firmata da Gualtiero Nicolini negli anni 70, correggetemi se sbaglio, 80, e che ha trovato in questo grandissimo lavoro la soluzione per un manuale unico al mondo di consultazione sui yukai in Italia dal Novecento a oggi. C'è tanta cremona in questa opera, c'è tanto lavoro, mesi e mesi di lavoro, l'abbiamo vissuto in redazione, l'abbiamo vissuto nella quotidianità. Gualtiero Nicolini e Fabrizio Ronchi hanno veramente sudato le proverbiali setecatrici per offrire questo manuale gigantesco di cultura e di storia. Quindi intanto ringrazio il maestro Angelo Alessi per la sua introduzione alla prima partita di Don Sebastian Bach e lascio la parola a uno dei due autori, Gualtiero Nicolini. Bene, grazie ovviamente per l'età, soprattutto per il dottor primo, e voglio soprattutto ringraziare innanzitutto la biblioteca di cui siamo ospiti e l'amico Silla che si è assunto praticamente questo tributo compito anche dal punto di vista economico, come vedete non è un libretto, ma soprattutto l'amico Loffi, primo firmatario non solo per questioni di alfabeto, ma perché veramente si è assunto uno dei volenti. Sì, è vero, questo libro prende le mosse da quello che è uscito circa 40 anni fa, quando purtroppo non c'era internet, c'era, quindi la ricerca dava tutto tanto di posta e quindi risposte, le etichette, la bibliografia, eccetera. E se si sbagliava qualcosa, tutto mai che non bisognava scrivere. Sono passati 40 anni, è cambiato il mondo, oggi è molto più facile, ovviamente, però il discorso sono anche le difficoltà. Sono 6.000 schede, questo è stato un lavoro enorme. E voglio solo dire che questo è stato anche una sfida che avevo accolto perché l'allora collega Boldi, Valerio Boldi, che era docente di Milanino, una scuola di libreria, mi disse ormai sono anziano, non riuscirò mai a farlo, che sogno, hanno fatto questo dizionario sia di Belgio, di Romagna, sia di tedeschi come Amman, che di Jugoslavia, allora come Jalovec, non ne ha nessuno, perché non penso. Quindi partì. Quindi adesso siamo arrivati praticamente a 15 anni fa l'ultima edizione, per varie edizioni, ma il discorso è che da 15 anni adesso la situazione si è molto evoluta, nel senso che solo Cremona pensate che ha avuto almeno 300 documenti. E solo Cremona, poi c'è Milano, c'è Trento, c'è Latina, c'è Roma, eccetera, eccetera. E quindi questa cosa che mi è dispiaciuto molto è la mancanza di collaborazione delle scuole, quasi tutte le scuole che si sono trincerate sotto il discorso della privacy, quando in realtà era tutto interesse degli allievi diplomati, loro allievi diplomati, per entrare in enciclopedia, soprattutto i ragazzi giovani, inseriti in enciclopedia, possono farci conoscere. E avevano mille modi di usare la privacy, magari mettendosi in contatto direttamente. Quindi il nostro lavoro è stato ovviamente anche quello di una ricerca continua. E non sempre ci siamo riusciti perché praticamente non tutti sono su internet, tutti hanno avuto, e quindi adesso abbiamo appunto la richiesta di alcuni che sono rimasto fuori quando è fatta l'edizione in inglese per la prossima edizione. Ovviamente se le cose andranno bene, questo è possibile, e molto ringraziamento va a tutti coloro che insieme a me hanno potuto dar vita a quest'opera, che è un certo notevole spessore. Sperando nella collaborazione non solo su questo settore, ma sempre nella libreria, sia con Silva, con Loffi, con Fraga e tutti gli amici di Cremona. Allora, grazie a Gualtiero Nicolini. Prima di passare il testimone a colui che di queste sette camicie ormai è il proprietario, chiedo al maestro Alessi iniziarci con un secondo momento musicale, ovvero sarà la Sarabanda della seconda partita, sempre di Johann Sebastian Bach.
Sali, un lavoro lungo mesi da parola di Fabrizio Rossi. Beh sì, il lavoro è stato corposo, ecco. No, sì. I numeri sono. C'è da dire che rende controsole in parte questa enciclopedia del mondo complesso e variegato della teoria. Solo per dare qualche dato, perché poi dopo alla fine i dati su quelli che restano più impressi rispetto al resto. L'ultima indagine della Camera di Commercio. Il 41% delle botteghe italiane e cremonesi hanno titolari stranieri. Nel senso che sono ex alunni della scuola di batteria che sono rimasti a lavorare a Cremona, hanno aperto botteghe a Cremona e in alcuni casi hanno anche un'attività nei paesi di origine. Per dare un'idea del volume d'affari che muove la batteria, sono 4,2 milioni di valore dell'export calcolato nel 2018, periodo anti-Covid, però i valori dovrebbero essere rimasti pressoché inalterati. Altra considerazione da fare è che l'Italia è tra i 5 paesi esportatori per importanza degli strumenti musicali, con una particolarità, che gli strumenti italiani sono quasi esclusivamente, esclusivamente di produzione artistica artigianale, a differenza di altri paesi dove invece prevale in alcuni casi una produzione seriale. E qui abbiamo un grosso fonte. Chi si occupa di uterina, chi ha pratica, qui c'è qualche amico che ha pratica ancora, c'è probabilmente, perché l'anagrafe purtroppo è pietosa anche da questo punto di vista. Bene, non sempre viene percepito nella sua importanza quella che è la qualità artistica dello strumento e viene difesa a sufficienza. E questo è un grosso problema. Diciamo che questa è un'enciclopedia che è sensibile agli sviluppi di correzioni, ci sono state, come diceva anche Quartiero, delle dimenticanze, non per colpa nostra. Ci sono state spesso una scarsa collaborazione da parte delle scuole, ma non solo da parte delle scuole. Questa enciclopedia vuole premiare quella che è la qualità della letteratura. I liutai che compaiono sono liutai che hanno una produzione estremamente alta dal punto di vista qualitativo, che noi cerchiamo anche come giornale di valorizzare per quelli che sono i nostri mezzi. Uno è questo. Per questo ho creduto fin dall'inizio, e abbiamo creduto io, Mario, Mortiero, Morris, in questo progetto di cui non ci nasconderemo le difficoltà. Purtroppo anche fatti recenti dimostrano questa necessità. Non voglio entrare in un campo minato e pericoloso, nel quale peraltro ci siamo già addentrati, ma chi ha frequentato anche saloni commerciali recenti come la musica si sarà reso facilmente conto che insieme a violini grande qualità c'erano anche semi lavorati in bianco provenienti dai paesi dell'est, Romania, Bulgaria. Beni per quel che riguarda la Romania e Kazaka per quel che riguarda la Bulgaria. Questo è un grosso problema, perché se questa produzione fosse dichiarata esattamente per quello che è, cioè una produzione seriale, acquistata come semi lavorata, finita e venduta come tale, non ci sarebbero problemi di sorta. Invece sappiamo che il mercato da questo punto di vista è implacabile e soprattutto non fa questa distinzione. Per cui spesso ci si batte in strumenti dichiarati artigianali, che non sono, forse sono stati semplicemente lanciati e assemblati. E questo è un grosso problema, una grossa difficoltà, in cui ci battiamo da tanti anni, lo sanno bene i liutai,
grande passione hanno portato avanti in questi anni una produzione degna di quello che è il nome di Cremona, il mare di Cremona, un mare spesso sfruttato anche in modo molto subdolo da chi invece questi valori non li ha perseguiti. C'è da dire che la letteria cremonese sta vivendo un periodo, non dico d'oro, però di rinascita. Abbiamo avuto il Museo di Torino, inaugurato nel 2013, dove il laboratorio è stato di Pavia. Abbiamo avuto il riconoscimento UNESCO, adesso per farlo aiutare, che prima è un coltello da primavera. C'è poi il problema di mantenere questa qualità e il riconoscimento medico, questa sarà la sfida dei prossimi anni. Abbiamo avuto anche la promozione del consorzio Iutari, che ha promosso l'immagine della letteria all'estero, con difficoltà anche in questo caso nel manco di gestione di qualità e che serve da perfezionare. Abbiamo avuto la serie musicale, la creazione commerciale, come dicevo prima, anche una musica. Nuovi istituti di formazione accanto all'IPL, abbiamo avuto l'Accademia Cremonese, ci sono state una nuova generazione di unità e giovani che si sono appunto formati a Cremona e che partecipando alle manifestazioni più importanti, cito il Festival Internazionale di Bisogna piuttosto che la Triennale di Cremona più altri, hanno dimostrato che anche quello che un tempo era l'avversario, cioè la Cina, Taiwan, Corea, ormai è riuscita a realizzare una produzione di altissimo livello. Quindi di tutto questo doveva dare la ragione a qualche ciclopedia. Ovviamente troverete sotto un elenco di nomi, di schemi, di immagini, volutamente sintetico perché non era possibile approfondire ulteriormente. Però ecco, uno strumento di approccio per chi vuole iniziare a studiare, oppure per semplice curiosità di questo mondo di cui tante volte si parla, ma che non conosciamo anche noi cremonesi. Io faccio un esempio, una storia personale, mi sono avvicinato alla letteria personalmente nel 1987 in occasione del 250° anniversario della morte stradale. Quando il mio direttore di allora, che era Antonio Leoni, mi piace citare perché è sempre stato un difensore accanito di quella che è la letteria tradizione classica cremonese, aveva incaricato di realizzare un inserto speciale di Mondo Tavano di allora, dedicato proprio a questo 250° di Stradivari. E allora ho potuto avvicinare questo mondo che conoscevo solo per sentire dire, basta. Quindi cercare di approfondire. Da allora poi dopo è subentrata la passione, ho continuato a occuparmi di letteria. Grazie a Dio avevo anche amici di gioventù che facevano aiutare, che mi hanno dato anche una mano a entrare in questo mondo e ci sono appassionato. D'altronde qualsiasi giornalista che ha una prima o poi si batte dalla letteria è inevitabile, è il nostro marchio genetico. Ecco per cui trovate accanto a un esperto, può essere il professor Gualtiero Nicolini, anche un giornalista come posso essere io, che mi definisco non un profano. Certo, sì, ho sulla testa di camicia, ma sono stato appassionato perché mi ha permesso di approfondire ulteriormente questo mondo. Speriamo che il lavoro abbia un seguito, speriamo che venga accolto i primi risultati, ci danno ragione, siamo sulla buona strada. Però il percorso è difficile, è pieno di ostacoli, occorre invece una certa diffidenza. E certo, quando tutti vedono che ci compete ad aiutare, tutti vengono a chiederti, ma poi dopo quando si tratta di distribuire anche nelle librerie cominciano ad avere difficoltà notevoli, perché questo c'entra marginalmente con il mondo della letteria, ma c'entra con il mondo della letteria, e le percentuali di sconto che chiedono le librerie delle grandi catene sono le sono un piccolo editore che si sovraccarica questo grosso lavoro. Quando sentite parlare di distribuire un libro di questo tipo che abbiamo potuto mantenere a un costo molto popolare, 70 euro, ti chiedo una percentuale.
percentuale del 40% di sconto, capite anche voi che diventa improponibile una distribuzione capillare come avrei voluto. Per cui il libro lo trovate presso la nostra redazione in Agrarcino, lo trovate presso la sede dell'online, lo trovate presso le distribuzioni alternative con la speranza di poter coinvolgere le librerie indipendenti che ce l'hanno già chiesto. Poi vedremo se sono le fiori già arrivate. Grazie. Grazie. È uno strumento che mi permette di dire da musicista, io qua sono indegnamente a sostituire il direttore Silla, ma nella mia professione sono musicista, uno strumento che dovrebbe essere in tutte le università, soprattutto quelle che si occupano di materie umanistiche e di cultura e musica. Cito la nostra facoltà di musicologia, perché è uno strumento che racchiude 6.000 professionisti di questa qualità con, che lo vedrete quando lo consulterete al termine dell'incontro, si potrà acquistare anche, con cartigli digitalizzati, cartigli originali digitalizzati, foto degli autori, contributi. Non è un lavoro solo di lemmi, di parole, è proprio, c'è tanto, tanto, tanto materiale, anche grafico, utilissimo, un strumento di lavoro anche per i professionisti del settore. Quindi sì, ci auguriamo tutti che questo lavoro abbia un seguito e che le 6.000 diventino 60.000. Ecco, due parole di ringraziamento, innanzitutto a Angela e Massimiliano, che sono sempre così disponibili quando glielo chiediamo. Un ringraziamento particolare a Paolo Poeroni, amico di Cadranta, che ha sostituito degnamente la lettrice Raffaella Barberato. Grazie a chi è intervenuto e alla prossima. Abbiamo prima di salutarci un ultimo momento musicale, ovvero il meraviglioso vals sentimentale di Tchaikovsky. Posso non rimarcare che ho speso un euro di più.
lavorando la stragrande maggioranza sono laureati, dovrebbe essere quindi un'università e non un istituto professionale. Sono tre punti sul quale da tempo rimando di andare personalmente, perché ovviamente sono destinati a un insuccesso. Grazie. Grazie per essere intervenuti, grazie alla Biblioteca Statale a Paolo Bueroni. Chi lo desiderasse troverà in fondo la nostra efficientissima Lorella che potrà quindi darvi una copia se lo desiderate di questa bellissima enciclopedia degli utai in Italia dal Novecento a oggi. Bene, allora saluto anche la parte della biblioteca. Vi dico che c'è una mostra sulle visitare su Piero Manzoni, che comunque sarà aperta fino al 3 novembre di apertura della biblioteca. Ringrazio i relatori, ringrazio Angela, sempre piacere sentirla. E vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci.